Ma io intanto devo ringraziare sia Maurizio Fabbri che quanti hanno organizzato questa interessantissima riunione, nella quale abbiamo avuto il piacere di sentire l'importante riflessione del professor Paolo Maddalena, in particolare sulla battaglia che conduce da una vita a difesa della Costituzione e sui beni pubblici, e altrettanto mi hanno colpito gli interventi, diciamo, più squisitamente politici di De Magistris, di Ferrero e di Iana, mi pare si chiami, la compagna di Manifesta. Allora, rapidamente, perché tutti questi interventi che mi hanno preceduto hanno già detto molto bene, molto meglio di quanto io possa fare, qual è l'oggetto di questa riunione. Io credo che la ferma condanna dell'invasione dell'Ucraina non possa impedire, è stato detto da molti, un'attenta riflessione su come la situazione si è determinata e perché è esplosa in questo modo, che noi tutti condanniamo. È altrettanto vero che chiunque osi esercitare un'intelligenza critica su questa vicenda bruttissima è accusato, come dire, solo per il fatto che vuole capire quali sono le responsabilità che hanno portato a tutto ciò, è accusato di essere un filoputiniano. Non è certo questa un'assemblea in cui debbano dare spiegazioni di quanto sia assolutamente falsa e quasi ai limiti del disgusto la propaganda politica che tutte le reti, i canali e i media ufficiali vanno facendo da 3 mesi. Anche questo è stato detto, ma la cosa che mi ha colpito molto in quest'ultimo periodo è che perfino quando il Papa ha detto con molta chiarezza che forse l'abbaiare della NATO alle porte della Russia potrebbe aver facilitato l'invasione dell'Ucraina, anche il Papa è stato messo da parte, quasi come tutti quelli che, come noi, cercano di ragionare su questa puntata. E questo dà da riflettere, perché è la prima volta che una voce così autorevole, e che certo non corrisponde in tutto a quello che è il nostro orientamento politico comune, eppure ha detto con molta chiarezza e in maniera molto coraggiosa una frase che andava ripresa, ragionata e riflettuta a fondo da chi invece preferisce mettersi il giubbotto antiproiettile in Ucraina o l'elmetto qui da noi e andare avanti con questa guerra vergognosa. La scelta quindi di inviare armi sempre più potenti e numerosi potrebbe ricordare l'antico adagio si visse pace parabellum. Ma nell'attuale situazione, quindi non siamo più ai tempi degli antichi romani che coniarono questa espressione, io penso che nell'attuale situazione una frase del genere si traduce in una follia che può condurre ad una tragedia nucleare, e di questo ne siamo tutti consapevoli. Così come siamo consapevoli che gli USA debbono smettere in maniera drastica, o almeno questo noi dobbiamo chiedere, l'ennesima guerra per procura, dove a morire sono altri popoli, altri soldati, altri cittadini innocenti, comprese le creature che tutti i giorni ci fanno vedere per televisione essere, come dire, carne innocente che viene sacrificata. L'equilibrio mondiale non può che essere dato da un ordine multipolare. Su questo siamo assolutamente d'accordo ed è questo che noi dobbiamo rilanciare. Noi pensiamo che questo slogan, si vis pace parabellum, vada sostituito, si vis pace para pace. È necessario quindi interrompere questa escalation e cercare a tutti i costi il dialogo e la negoziazione per una soluzione pacifica. E l'Italia, che con l'articolo 11 per l'appunto ripudia la guerra, deve spingere l'Unione Europea, che ha una responsabilità enorme in questa vicenda, anche questo è stato detto, non ci ritorno,
deve spingere l'Unione Europea a depositare nel netto, a partire proprio dal nostro governo, affinché il popolo italiano non subisca ulteriormente le conseguenze di questa feroce guerra. Un popolo italiano che chiede sempre di più che le risorse ingenti destinate alle armi possano invece supportare un'azione che contrasti la crisi economica, sociale, occupazionale, drammatica, che già morde il nostro paese e che sarà sempre peggiore, innescata dalla pandemia di recente e, come dire, elevata al massimo da questa guerra. Io credo che prima di toccare il fondo, con una situazione di disagio diffuso nel popolo italiano, noi dobbiamo e possiamo creare le condizioni, e concludo, perché la proposta che oggi viene fatta qui di creare una soggettività alternativa sia alla sinistra di governo che alle forze che si definiscono democratiche in questo paese, ma che tali non sono, un'alternativa anche, come dire, piena di soggettività anche diverse, e appartengono a un partito strutturato, ma noi siamo molto interessati a seguire un processo come questo, perché siamo convinti che di questo c'è bisogno, perché altrimenti noi chiniamo la testa a una situazione che non può più essere portata avanti da questo governo Draghi, che tutto lo sta facendo tranne che tentare le vie per uscire da questa situazione terrificante. Vi ringrazio. Grazie.